Rosario Barbieri, presidente dell'associazione Quattargese e non solo. Oggi Quattargese va in tour per il quartiere San Paolo. Un'iniziativa che scopo ha? Questo è il primo evento di questa associazione neocostituita nel gennaio del 2021. Partiamo con l'intento che non sia l'ultima, ma la prima di tantissimi altri eventi che hanno come scopo quello di rendere vivibile il quartiere San Paolo, che è il nostro vero obiettivo. Un sogno nel cassetto, cioè, questa associazione se l'è fatto già dal primo giorno della Costituzione, che praticamente sarebbe il rifacimento della facciata della chiesa della Ponzella, nella realtà si chiama Santa Maria Maddalena. Noi ci teniamo ad operare in questo senso, e fra le nostre finalità ci sono quelle culturali, e ambiamo di poter partecipare copiosamente nel centro civico che è in corso di discussione e speriamo di quanto prima realizzazione. Quanti sono gli iscritti oggi? Oggi prenotati sono già 60 persone. Ma i partecipanti saranno molti di più, perché tanti non hanno dato, non ce l'hanno preannunciato, ma nella realtà ci sono già adesso, in questo momento. Un'iniziativa che ha avuto un buon successo. Speriamo che sia ancora di più, perché noi vogliamo coinvolgere tutto il quartiere di San Paolo e non solo, così come dice la nostra denominazione. Bene, grazie e buon divertimento. Volevo preannunciare il prossimo evento, che ci sarà il 3 aprile, che è la biciclettata. Partiremo dall'oratorio San Paolo per fare il giro del quartiere, ritornare a San Paolo, all'oratorio, e lì faremo delle altre attività, fra quali educazione stradale, non solo per i grandi, ma soprattutto per i piccoli. Benissimo, grazie e buon divertimento. Grazie a voi.